Per cui state tranquilli, non serve strumentalizzare. Ma chi c'è, scusami, di fare fatti per campagna elettorale, prima tutto per fare una piccola campagna elettorale, ma dai, dico. Non intendevo farti agitare, te l'avevo promesso in questa legislatura. Vi ho detto state tranquilli, non si vota, per cui non serve strumentalizzare. L'alta tensione che si respira sul futuro della Gigafactory di Termoli ha coinvolto anche il Consiglio Comunale, che al termine di una seduta piena di scambi di accuse, ieri ha approvato un ordine del giorno che impegna l'amministrazione a seguire la vicenda Stellantis. Il centrodestra al Comune di Termoli ha blindato il governatore Roberti, sta seguendo le evoluzioni del piano e ogni settimana si reca due volte a Roma per seguire la vicenda. Per l'opposizione non è abbastanza, in ballo c'è il destino di 2.000 persone, ossia coloro che saranno impiegati nella fabbrica di batterie, la Gigafactory appunto, che andrà a sostituire la fabbrica di motori. Per far sentire la vicinanza delle istituzioni e lavoratori, la minoranza ha presentato un ordine del giorno affrontato ieri nell'aula consiliare termolese. Per me c'è una grave preoccupazione, quello che sta succedendo in questi ultimi giorni conferma che è necessario far sentire alla popolazione, alle famiglie coinvolte e ai dipendenti che esiste, che non sono solo in un deserto, ma esiste una presenza istituzionale vicina. Forza Italia, il partito dello stesso presidente della regione Molise, ha definito le polemiche delle minoranze speculazioni sulla pelle dei lavoratori. Oggi tutti stanno speculando sulla pelle dei dipendenti soprattutto e dell'indotto per una speculazione di natura politica. Ma che poi non ha nemmeno senso, perché state seri, per i prossimi 4 anni non si voterà nessuna cosa. Per il PD invece la situazione è preoccupante. Allora noi chiediamo un impegno ulteriore, perché agli occhi dei cittadini questo non è apparso in maniera chiara. Mi permetto soltanto di ricordare che alla riunione del 9 luglio, che è stata organizzata dai sindacati, a cui era stato invitato il Presidente della Regione non si è neanche presentato. Alla fine l'Aula ha votato all'unanimità un ordine del giorno sul quale c'è anche il placet del Sindaco. Noi stiamo monitorando, saremo presenti. Pensavo non fosse necessario dirlo, ci sarà anche qualche motivo particolare, non siamo quelli che corriamo dagli organi di stampa anche durante i vari procedimenti per strumentalizzare determinate situazioni. Al vertice del prossimo 17 settembre, nel quale l'azienda dovrà chiarire progetti e tempistiche relativi allo stabilimento di Termoli, mancano 3 settimane. In ballo ci sono i fondi del PNRR, quasi 400 milioni di contributi che lo Stato ha contrattato con l'Europa per coprire una quota degli oltre 2 miliardi di investimento di quella che è la prima Gigafactory in Italia. Anche i sindacati vogliono chiarezza dal momento che sono trascorsi 3 anni dall'annuncio di Stellantis sulla Gigafactory a Termoli.